La fine dell'estate è sancita ufficialmente dalla riapertura di nidi e scuole e dal rientro degli alunni nelle aule. Non tutti però potranno rispondere all'appello, almeno non per ora. Restano fuori infatti i bambini da 0 a 6 anni che ancora non sono stati sottoposti alle 10 vaccinazioni obbligatorie sancite dalla legge Lorenzin nel 2017. Poliomielite, tetano, epatite B, morbillo, rosolia e varicella sono solo alcune delle malattie per cui la copertura vaccinale è obbligatoria. Un grosso passo avanti è stato fatto con l'introduzione da parte delle regioni dell'anagrafe vaccinale, cosa che rende immediata la tracciabilità di chi si è sottoposto ai vaccini o no ed elimina l'obbligo per le famiglie di presentare le certificazioni entro il 10 luglio, strumento di cui il Lazio si è dotato tra le prime regioni italiane. A Roma sarebbero 7.309 i bambini per cui le porte di nidi e asili resteranno chiuse, il 5,8% degli oltre 124.000 alunni in città. Numeri però non del tutto veritieri, secondo il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Questa percentuale sicuramente è calcolata in un modo che non rende giustizia di come stanno le cose, perché fa riferimento magari a quei bambini a cui manca anche una sola vaccinazione su 10, magari per ragioni sanitarie. Insomma, voglio dire, i casi di mancata vaccinazione in realtà sono molto pochi. Le famiglie che non accettano la vaccinazione sono un numero così esiguo che non sono mai state un'emergenza. L'emergenza è solo mediatica, perché si fa, evidentemente si pensa, si crede che siano un numero enorme e invece sono un numero piccolissimo. A livello nazionale, su circa 600.000 bambini che frequentano queste scuole, l'ordine di grandezza delle mancate vaccinazioni per queste ragioni è 1.000. Che Lazio non è una delle regioni messe peggio dal punto di vista delle vaccinazioni, per cui mi aspetto percentuali ancora più esigue. I casi sono stati pochi, anche l'anno scorso abbiamo avuto pochissime segnalazioni, quindi anche chi era contrario alla fine ha accettato di far vaccinare i bambini pur di farli frequentare. Per bimbi e bimbe da 0 a 6 anni senza vaccinazioni, quindi, la vacanza fuori dalle scuole si allunga, mentre gli studenti tra 6 e 16 anni potranno invece frequentare, ma i genitori correranno il rischio di ammende da 100 a fino a 500 euro se non metteranno in regola i figli.